Benvenuti a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono Pigad e oggi siamo qui per un nuovo video gameplay di Killer is Dead. Intanto vi sto riaddrizzando la telecamera. Ok, quindi è da un po' di tempo che non registro. Sinceramente prima di questo video ho provato a fare un altro, ma è venuto una merda e ho preferito cancellarlo piuttosto che proporvelo su YouTube. Davvero, perché è venuta una cosa pessima, ma veramente pessima. Fatemi controllare un attimo lo stato abilità, perché ho notato che noi abbiamo potenziato tutto tranne le armi da fuoco. Il che ci sta penalizzando secondo me, perché ora come ora ho visto che stanno per tornarci utile queste armi da fuoco. Quindi probabilmente prossimamente ci concentreremo su questo per i potenziamenti. Poi invece questi qua faremo con calma, tanto non c'è fretta. Andrei a fare un'altra missione, altre missioni secondarie, perché in questa puntata faremo principalmente missioni secondarie. E la missione che ho appena failato fuori dal video è stata questa. Porco Giudan, perché? Perché ho finito il sangue, maledizione, non avevo più sangue, non potevo più combattere, non potevo più sparare, quindi mi hanno fatto le chiappe a strisce praticamente. Un'altra missione interessante è questa, a rotta di collo. Cliente Vivian Squall, stato nuova missione, informazione obiettivo, rifiuto, ingombrante su strada, area, valico giapponese Tog. Che sinceramente non so cosa potrebbe voler dire, però, oh, c'è la moto. C'è la moto, facciamoci a mettere la moto. Che tra l'altro, allora, cambio cosa, questo e questo. Ok, ci sono. Dovevo ripassarmi a mente i tasti della guida della moto. Uccidi tutti i wire rimasti a Kyoto e fammi leggere. Annienta 25 wire in 4 giri. Ok, ma posso anche posso anche investirle. Oh, ok, però devo anche schivare i colpi. Oh, pam. Basta investirli, no? Mi sembra di sì. Perché io sto provando un attimo a vedere se sale il numero delle uccisioni di volta in volta. Però sì, vedo oggetti per terra, quindi vuol dire che comunque per beccarli li becco. Cazzo però. Oh, wow! Oh, cazzo! È la freccia! Brutto pezzo di merda! E si esce così dagli incroci? Ma non lo so, io guarda questo. E lui esce, la strada è libera, usciamo! Ma sì, ma chi se ne frega se arriva una moto? I motociclisti non ci pensa mai nessuno. Vada via chi, va! Ah, porco Giuda. Passaci sopra con la tua moto. Ah, ok, va a fan bagno, non mi fanno leggere. Per forza non ho visto se mi bastava andare addosso o meno, ma che cazzo. Oh, pam, che poi pam, wiii. Oh, ok. Che poi mi basta tenere premuto L1. Ok, vai, faccio così adesso, pam, wiii, vai con la motoretta, yahoo, wiii. Schiva, non ci provare, troione. Oh, minchia, io ho sempre paura di ste punte. Ma esce la macchina, troione, ti ho visto. Oh, pam, no, porca troia. Troia puttana. Sembra facile, ma non lo è, ve lo assicuro, perché tra spine, questi qua che escono dagli incroci come se non gliene fregasse niente. Aia, minchia, li ho presi tutti. Sì. Tra Matrix, proiettili everywhere, fuck the system, porca puttana. E 4 minuti di fail adesso. Maledizione.
Ok, aspetta, adesso provo un'altra cosa, vediamo se funziona. Ci ho pensato adesso, vediamo se funziona questa semplicissima azione. E se io facessi così? Mi colpiscono lo stesso i proiettili se faccio così. Bam! Oh, no! Ho sbagliato! Spara! Ok, basta andare così. Oh, vai, funziona! Sì, vai! Ho capito come parargli quei cazzo di proiettili di merda. Ok. Via così. Basta tenere premuto cerchio X di continuo e via. Oh. Pa-pa-pa-pa-pa-pam. Schiva. 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 Macchina. Colpito. Sparami, stronzo. Pam. Pezzo di merda. Puh. Tu e chi ti ha dato la patente, quell'ubriaco del cazzo. No! Ma come l'ho preso? Ma non diciamo cazzate. Hop. Prima questo, poi questo, poi questo. Schiva. Uno, due. Minchia. Ok, preso. Preso. Schiva. Schiva. Qua. Oh cazzo! Sì! Slalom! 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 Mancano ancora 8 kill. Dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo! Schiva! Minchia! Slalom! Slalom della morte! Madonna! Mi sto facendo le peggio schivate! Minchia! No! Mi mancava una kill, ma dai! Quella che non mi ha dato! Vai, io lo prendo come un successo lo stesso. Infatti, bravo così, sbattiamocene le balle, ok? Ma sì, chi se ne frega? No, non me ne frega niente. Ma chi se ne frega delle classifiche? A me basta aver giocato, cioè. Della serie. Non lo so io. Mamma mia! Non avevo capito sta cosa, ragazzi. Se mi spiegano le regole oppure me le fanno passare avanti alla velocità della luce, che cacchio riesce a leggerle? Nuovo oggetto? Non ho capito niente. Mi passano troppo veloci le notizie! Fermi! Santo Dio! Stato di abilità. No, ho sbagliato. Di qua. Articoli da regalo, mi sembra. Sakura Moki, dolcetti di riso giapponesi avvolti in una foglia di ciliegio. Figo. Vai, ciapalo. Ma sì, che ce frega, ma che ci importa. Dai, andiamo a sporcarci le mani ancora un pochettino, va. Torna alle selezioni missione e facciamoci un'altra missione secondaria. Tanto siamo a 8 minuti, c'è ancora tempo. Bonsai, facciamoci sta qua. Bonsai, cliente Moonriver, stato nuova missione, informazione obiettivo. Obiettivo Bonsai, altezza 50 cm, area, ufficio, capo della Yakuza Hamadayama. Sembra un cazzo di film hard, porco Giuda. Come l'ho pronunciato. Oh! Alberello! Vediamo se riesco. Din 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 din! Ok, basta. Ho fatto troppo il cazzone. Proteggi il bonsai della luna che splende nella notte di luna piena. La Madonna. Palazzo un po' più grande. Ma da chi devo proteggerlo? Giusto per capire. Salute. Il gas nervino. Sì, ho capito, ma da che parte devo andare? Devo spaccare sti cosi, ok, cioè mi danno prima di tutto una bruttissima inquadratura, poi non ci.
Niente, non riesco a passare se non spacco tutto, va bene. Fatevi sotto. Non vedo niente. Eh sì, un po' di più. Non vedo niente. No, ma c'è questo troione che mi spara dall'alto. Brutto codardo del cazzo. Beccati questi. Cazzo fai? Mi schivi? Ma vai a morire, troia. Vedi, è questo il problema. Mi finisce il sangue. Come faccio io a uccidere un nemico senza sangue? Porca miseria. Alle. E uno. Oh, headshot bitches. Fucking headshot bitches. Ossa. Colpito e affondato. What's up? Ho la batteria scarica? Vabbè, per questo video mi durerà la batteria. Ma che serve la lucina? Oh, headshot bitches. Fucking headshot bitches. Aspetta, qua c'è un coso. Cos'è questo? Si può spaccare questo coso? Ah, ok. Bam! Che c'è di qua? Una via alternativa, cos'è questo? Ragazzi, credo di aver trovato senza volere una via alternativa. Ok. Aspettate un attimo che... Ok. E aia! Non via... Abbiamo pochissimo tempo. No, troione! Mi ha rovinato la kill. Hai finito? Oh, le! È fuori uno. Oh, due giù. Non vedo niente! Come faccio io a giocare in quelle condizioni? Non ci provare nemmeno tu. Non si colpisce alle spalle. Lo sai che non si colpisce alle spalle? Sì, ci prova lui. Che cosa è successo? È esploso tutto. Recupera la vita, recupera la vita, recupera la vita. Guardate qui quanti oggetti! Guarda quanta roba! Fatemi andare avanti, per Dio. C'è troppa roba da raccogliere in sto livello. Ma non c'è una via secondaria da seguire? No, niente. Minchia, esplode tutto. Ma che succede? Questo lì che succede? Oh cazzo. Succede che minchia c'è l'ira di Dio qua dentro. Passata e... Madonna. Ho fatto il devasto. Ho devastato tutto. Ok, fatto. Anche questo è andato. Ora dovevo andare, presto, apritemi la porta, dannazione.
Mi sta arrivando uno gigantesco, vero? La madonna, tutto corazzato lui. Lui è corazzato, minchia! E picchia anche duro, figa. Aia, troia. Che è questo? Ma chi è che mi sta colpendo? Chi è quel mona che mi sta colpendo? Aia! Ma scusa, quei coselli non esplodono. Cazzo, ho solo 2 minuti per concludere questo affare e non riesco a liberarmi di questi rompicoglioni. Ehi, idiota, sono qua dietro. Ma chi è? Cos'è che mi sta colpendo? Non vedo niente, non mi sta colpendo nulla, cos'è? Aspetta, ma c'ha un coso sulla spalla che gli sputa fuoco, cazzo. Sanno le polveri sottili, aia, porca troia però. Questo ci sta mettendo un po' troppo tempo però. Aia, troia. Brutto energumeno del cazzo. Oh, hai finito? Olè. Ok, forse sono arrivato. Corri, dov'è la porta? Non trovo la porta. Sì, il bonsai. Ci sono. Sì, e ce l'abbiamo fatta. 16 minuti. Sì. Why not? Ci è venuto solo addosso una montagna. Però vabbè, è stata una passeggiata. Ma sì, ma sì. Tranquillo. Affari d'ufficio. Ho sbloccato pure un achievement. Ma vai, sì. Ma chi se ne frega. B. Va bene. Ok ragazzi, nel prossimo episodio faremo una bella missione principale, posto per rimanere in allenamento. Se questo video vi è piaciuto, come sempre ricordate di lasciare like, commenti, commentare, fan su Rock Roll Danny Soul, PG97, un link sempre in descrizione del video. Se non siete ancora iscritti qua su YouTube, iscrivetevi e ricordatevi sempre e comunque di rimanere connessi. A presto ragazzi, ciao.